Ecco, dopo i Maneskin può arrivare una telefonata. Dopo i Maneskin, vediamo chi ci chiama. Pronto, pronto. Pronto, pronto, buongiorno, buongiorno. Come siamo combinati? Come siamo combinati? Bene, 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 bene. Buongiorno. Sono Sappo Sappo. L'ho capito, l'ho capito. Ovvero Salvatore, Salvatore, belli amici, Sappo Sappo. Lei è Sappo. Io sono Salvo e basta. E basta, compo solo. Uno solo. Offesa, signor La Rosa, io sono poco più originale, faccia Salvatore, Salvatore, per gli amici è Sappo Sappo. Sappo, te l'ho spiegato perché mi chiamo Sappo Sappo. Sì, me lo ha spiegato il fatto dell'anagrafe, me lo spieghi di nuovo, va bene. Un anno, io ero Zoiano Giunato, lei lo conosce Zoiano Giunato? Io lo conosci perché non c'è più. Era, un anno, era Zoiano Giunato. Un anno, era Giunato, ma tipografo. Tipografo, ma onesto. Onesto, ma ignorante. Ignorante, ma Giunato. Giunato, va bene. Ora, Zoiano Giunato, quel giorno quando nacqui io, trovandosi nella difficile, diciamo, posizione, bene, del nonno materno, fu costretto ad andare a registrarmi bene presso l'anagrafe cittadina. Così si fa, è normale. Lo sto spiegando chiaro chiaro, signor La Rosa, l'anagrafe cittadina, bravo. Se non capisce da sta maniera, signor La Rosa, ma scusate, ma io capisco, ma io ce lo sto spiegando, ce lo sto spiegando, abbia due minuti di bontà. Anche arrivava all'anagrafe cittadina, che mio padre ci aveva detto, o piacerito la mai chiamare Salvatore, come me pace, perché ci toccava, mi toccava il nome del nonno paterno. Come è successo a me, Salvatore? Un anno. Ozzoiano Giunato, secondo me, c'era stato male questa cosa, c'era stato male. Io sto nome Salvatore non c'è trasivo da testa, perché io pensavo che io mi voglio chiamare Iano come io, no? Sarebbe stato anche giusto, perché molti chiedono anche che sia così, però ma siccome io sono il primogenito, per cui mi toccava il nome del nonno paterno, perché se non si sconzava un matrimonio, una famiglia, lei lo sapeva come si stira dalle nostre parti, signor La Rosa, che ce l'hai a spiegare a lei? Lo so benissimo, le regole le conosco, sì. Basta, me ne hanno arrivato all'anagrafe, aspettavo il turno, giustamente questo nome Salvatore che a lui non ci apparteneva tanto che proprio solo da emendo perché Manano era giunato era giunato ma topografo ma onesto ma giunato come venne il suo turno chiedo l'anagrafo da Leao ci disse con sicurezza con certezza lei è venuto per registrare qualche bambino Manano ci disse certo e allora mi dica qual è il nome dopo il cerito sapeva Manano a due minuti che non gli sovveniva il nome aspetta ma com'è appena ci venne io subito con decisione ci disse Salvatore che dopo ci fu il dramma. Ma perché? Capicchi chi non capivo ci disse scusi come si chiama Piccirillo? Salvatore ci disse Menanno e chi lo ci disse Salvatore e Menanno dice ma perché mi sto domandando se giusto stai dicendo e quindi ha ribadito Salvatore. E allora chiedo per essere sicuro ci disse ma Salvatore o Salvatore ma no, non ha capito questa cosa e ci disse Salvatore e chiedo mi scrivo Salvatore per gli amici Salvo ha capito signor La Rosa vabbè. Ma no, era giornato ma demografo tipografo ma onesto ma giunato ma soprattutto era tipografo signor era La tipografo Rosa, era tipografo bellissimo mestiere tra l'altro io insomma ci racconto un episodio ho conosciuto tanti tipografi nei giornali lei ne conosce tipografi signor La Rosa ma voglia tantissimo un anno era tipografo ma giunato ma onesto onesto ma tipografo certo. Ci racconto un episodio che ci è capitato tempo fa quando mio nonno era ancora in vita era periodo di elezione signor La Rosa bene, e allora la figlia del nostro medico curante di famiglia un dottore Manca lo conosce il dottore Manca non lo conosco ormai però... non c'è più da fatta Manga il dottore Manga basta a un certo punto sua figlia bella ragazza Manuela bella ragazza Manuela una ragazza bellissima va bene. Alta meravigliosa intelligente preparata signor La Rosa ha studiato si è laureata non sa c'è quando laurea c'ave ha figlio lo dottore Manga una donna veramente di chi te... capace va siamo una persona capace siamo va. Contenti di questo si presentava all'elezione che secondo me con ci uffice fare ma queste sono opinioni mie giusto signor La Rosa perché voglio come voglio anche lì libertà però anche io sono d'accordo lei chiede poco si presentasse all'elezione ma non fa fare signor La Rosa me lo hanno proposto mille volte ma non ma mi interessa ma squaro sa come si dice amico come mio si ognuno con suo mistero signor La Rosa Menanno che mistero faceva signor La Rosa tipografo mangionato però... ma onesto ma per bene ma tipografo tipografo a un certo punto come sa perché figlio il dottore si presentava all'elezione ci disse se permette dottore Manga i manifesti di Manuela li voglio fare io bello ci voglio fare un manifesto dipinto a mano che sarà unico io mettiamo una curva che c'è prima del Trasero in due paesi bello abbiamo una curva signor La Rosa funzionato bene e che curva è? Una curva a destra no? È una curva che è un curvone sulla destra
che dall'altro lato c'è il burrone, che però fa vedere un panorama bellissimo, certo, sulla Rosa, certo. È una cosa stupenda. Quindi è una curva pericolosa ma sì, bella, ma perché c'è una vista, dopo c'è una vista bella, dopo mettendoci un cartellone dopo faceva bingo Menanno, perché c'è, dopo erano tutte chiaro là di fronte di notte a notte. Menanno, che era tipografo ma artista, artista ma ignorante, ignorante ma tipografo, sì, si mise a fare questo manifesto a mano, sì, signor La Rosa, 3 metri per 6. Beh, non è che stiamo parlando del manifesto come è, ah, un bel 6 per 3 si dice così, ma come si chiama? 6 per 3 3 per 6 non ci piace, è uguale, certo, 6 per 3 6 per 3 18 fa sempre, 18 fa 3 per 6 o 6 per 3 sempre 18 fa, basta, sì, signor La Rosa, sì, giù dipingivo da notte a notte a mano, a mano, con la fotografia di Manuela che era perfetta, signor La Rosa, mi creda, era più meglio della Gioconda, va, sì, sì, sì. Solo che appena ci mise il manifesto, signor La Rosa, di notte a notte, sì, io la mattina dopo ce lo avevo un lenzuolo che copriva il manifesto. Signor La Rosa, le tragedie non si possono contare, mi creda. Ma perché? Signor La Rosa, non lo sa, c'ho 400 vittime, 500 vittime. Ci avevo messo un manifesto 3 metri per 6 nel curvone sulla destra, sì, per Trasero Paesi, e sulla sinistra c'era il panorama. Io che ci scrivevo, vota, vota... Manuela Manga, Manca, ma sì, siccome c'aveva conferenza che la conosceva da bambina, la chiamava Mano, io ci scrivo, vota a Mano Manga, che no, vota a Mano Manga, c'era uno tutto a sinistra, signor La Rosa, tutto un dopo burroni e una finire. Perché era ingiunato? Vota a Mano Manga, ma no, era ingiunato ma tipografo, tipografo ma onesto, ma onesto, ma ingiunato, grazie signor La Rosa, va bene, grazie. Va bene, grazie, grazie. Tutto cori.